Ciao a tutti, i materiali sono scritti nell'info box. Passiamo a tutorial. Con l'uncinetto 3,5 abbiamo 39 catenelle. Iniziamo il punto che dovremo andare a ripetere. Per questo nostro pannello contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quarta catenella lavoriamo una maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare intorno a questa maglia alta. Dobbiamo lavorare un punto puff, carichiamo il filo, inseriamo, tiriamo 1, carichiamo, inseriamo, 2, carichiamo, inseriamo e 3. Così abbiamo questo puff, tiriamo il filo, adesso chiudiamo il nostro punto saltando un punto di base e nel successivo lavoriamo una maglia alta. E così abbiamo chiuso il primo punto. Carichiamo il filo, lavoriamo una maglia alta. In questo punto di nuovo lavoriamo un punto puff intorno a questo, carichiamo il filo, 1, 2 e 3, tiriamo il filo, saltiamo un punto di base, una catenella, e lavoriamo una maglia alta nel successivo punto. Carichiamo il filo, lavoriamo una maglia alta nel successivo, intorno a questa maglia alta lavoriamo un punto puff. Tiriamo il filo, saltiamo un punto di base, una maglia alta nel successivo. Di nuovo carichiamo, lavoriamo una maglia alta nel successivo, lavoriamo un punto puff intorno a questa maglia alta, tiriamo il filo, carichiamo, saltiamo un punto di base e lavoriamo una maglia alta nel successivo. Adesso ve lo spiego di nuovo. Dobbiamo continuare questo motivo fino alla fine della riga. Noi abbiamo lavorato una maglia alta intorno a questa maglia alta. Abbiamo lavorato un punto puff senza chiuderla, saltando una catenella di base. Abbiamo lavorato una maglia alta. Abbiamo lavorato nel successivo una maglia alta, lavorando un punto puff attorno, non chiudere, tirando solo il filo, saltiamo un punto di base, abbiamo lavorato una maglia alta. La stessa cosa che ripeteremo fino alla fine della riga. Arrivando alla fine, che abbiamo lavorato l'ultimo puff, saltiamo un punto, nell'ultimo punto lavoriamo una maglia alta. E così abbiamo completato la prima riga. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare una maglia alta qui, in questo punto. Lavoriamo una maglia alta. Adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto nella prima riga. Carichiamo il filo. Tiriamo 2 e 3 e così abbiamo il nostro punto puff, tiriamo il filo, andiamo a lavorare una maglia alta in questo punto dove abbiamo questa maglia alta sotto. Dobbiamo saltare questo punto qua, questo qua accanto al puff precedente, dobbiamo saltare questo, rientriamo qui e lavoriamo una maglia alta.
di nuovo carichiamo il filo, dobbiamo lavorare una maglietta sopra il punto puff, che poi andremo a lavorare il punto puff attorno. Carichiamo il filo, lavoriamo 1, 2 e 3, tiriamo il filo e lavoriamo una maglietta sopra questa maglietta. Carichiamo il filo, lavoriamo una maglietta sopra i puff, che poi andremo a lavorare un punto puff attorno. Tiriamo il filo e lavoriamo una maglietta sopra maglietta qui in questo spazio. Di nuovo lavoriamo una maglietta sopra i puff. Di nuovo carichiamo il filo e lavoriamo un puff intorno. Tiriamo il filo e chiudiamo con una maglietta sopra qui. Allora, questo è il nostro motivo che dobbiamo andare a ripetere per altre 31 righe. Perché adesso abbiamo 1 e 2, dobbiamo lavorare altre 31 righe per avere 33 righe in totale per il nostro pannello. Questo è il motivo che dobbiamo andare a ripetere sempre. Adesso io finirò questa seconda riga fino alla fine, seguendo sempre questo motivo che vi ho fatto vedere, e poi continueremo a lavorare questa seconda riga fino ad avere 33 righe in totale. Arrivando alla fine della seconda riga, lasciando il mio filo tirato del punto puff, carichiamo, dobbiamo andare a chiudere la riga lavorando una maglietta sopra le 3 catenelle precedente in questo angolo. Così abbiamo il bordo dritto. Lavoriamo 1, 2, 3 catenelle e giriamo il lavoro. Continuiamo a ripetere la seconda riga che avevo spiegato prima. Carica il filo, entra sopra il punto puff, lavora una maglietta e poi il punto puff intorno. Tirando il filo, saltando questo punto qui e lavoriamo una maglietta in questo. Quindi ripetiamo questo motivo e ripetiamo queste righe per avere 33 righe in totale. Ci vediamo poi per proseguire di lavorare il perimetro del nostro pannello. Ho terminato di lavorare la 30ª riga, ho tagliato il filo, adesso la misuriamo. Il pannello misura 51,5 cm. Adesso dobbiamo tagliare la rete e lavorare il perimetro del nostro pannello. Ho tagliato già la rete. Adesso sistemiamo e con la molletta andiamo a bloccarla. Con l'uncinetto più piccolo, 2,5, iniziamo a lavorare il perimetro. Dobbiamo lavorare 2 maglie basse in ogni punto dove si trovano questo punto puff, qui in questi spazi. Iniziamo, inseriamo l'uncinetto, tiriamo il filo. E lavoriamo 2 maglie basse.
o 3 maglie basse per chi lavora stretto. E lavoriamo 2 maglie basse. E lavoriamo 2 maglie basse. Lavoriamo 2 maglie basse. 2 maglie basse. Continuiamo così fino ad arrivare all'angolo. Poi l'angolo vi faccio vedere come si fa all'angolo, che io lo faccio sempre con una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Poi dobbiamo continuare lo stesso lavorando 2 maglie basse in ogni spazio dove c'è punto puff, e negli angoli sempre una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, per rifinire il nostro perimetro. Arrivando all'angolo, inseriamo l'uncinetto in questo punto accanto al puff. Lavoriamo una maglia bassa, una catenella, nello stesso punto un'altra maglia bassa, e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, come si presenta in questo lato. Continuiamo così a lavorare una maglia bassa da questo lato fino ad arrivare a questo punto, all'altro angolo. Il pannello è pronto, adesso la mettiamo da parte e iniziamo a lavorare i laterali. Per i laterali dobbiamo realizzare 2 pannelli. Iniziamo avviando 9 catenelle. Contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quarta catenella lavoriamo una maglia alta. Lavoriamo un punto puff intorno a questa maglia alta. 1, 2 e 3. Tiriamo il filo, carichiamo, lavoriamo, saltiamo un punto e lavoriamo una maglia alta nel successivo. Carichiamo e lavoriamo una maglia alta nel successivo punto, un punto puff intorno. Tiriamo il filo e lavoriamo una maglia alta, saltando un punto nell'ultimo punto, lavoriamo una maglia alta. 3 catenelle, giriamo il lavoro, lavoriamo una maglia alta sopra il punto puff e lavoriamo un punto puff intorno. Tiriamo il filo, lavoriamo una maglia alta qui, saltando il punto questo, e lavoriamo un'altra maglia alta sopra il punto puff e lavoriamo il punto puff intorno. Tiriamo il filo e chiudiamo con una maglia alta sopra le 3 catenelle, e così abbiamo il nostro motivo per il laterale. 3 catenelle, giriamo, lavoriamo una maglia alta sopra il puff, punto puff intorno a maglia alta, tiriamo il filo, saltiamo questo punto nel successivo, lavoriamo una maglia alta.
Dobbiamo ripetere questo fino ad avere totale di 9 righe. Adesso abbiamo 1, 2, 3, dobbiamo continuare fino ad avere 9 righe. Ho terminato di lavorare 9 righe di questo punto. Prendiamo l'accendino, tagliamo il filo. Ho tagliato già la rete, dobbiamo andare a lavorare il perimetro del nostro pannello. Prendiamo l'uncinetto 2,5, inseriamo qui e andiamo a lavorare una maglia bassa. E un'altra maglia bassa in questo punto dove abbiamo il punto puff. Dobbiamo lavorare sempre due maglie basse. Di nuovo due maglie basse qui. Una maglia bassa qui. E nell'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando a quest'angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto. Ripetiamo questo lato dove c'è il punto puff, lavoriamo due maglie basse fino ad arrivare all'angolo, poi ripetiamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e lavorare una maglia bassa come si presentano da questo lato. Nell'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Di nuovo due maglie basse in ogni catenella dove si trovano il punto puff fino ad arrivare alla fine del nostro pannello. Ho terminato di lavorare il perimetro, ho tagliato il filo, adesso chiudo il lavoro. Andrò a fissarlo dietro. Vi spiego una cosa. In questo punto dove ho lavorato due maglie basse per il perimetro, per chi lavora stretto dovete lavorare tre maglie basse, se no vi viene troppo tirato, ok? Sia per questo pannello e sia per il pannello del corpo borsa. Ho lavorato l'altro, così abbiamo due laterali, pannelli laterali. Ho tagliato già la fodera, ho ripassato con la macchina da cucire. Adesso andrò a fissarla con l'ago e filo. Anche per il pannello del corpo borsa ho tagliato anche la stoffa, una striscia di stoffa secondo la misura. Andrò a cucirla con ago e filo e poi sarà la fase dell'assemblaggio. Ho terminato di cucire la fodera, anche questo, per poter mettere il gancio per attaccare la catena. Ho messo questo qua che ho dovuto inserire all'interno, però di solito utilizzo questo tipo che cucio ho qui con ago e filo e poi attaccare la catena o cucirla un po' sotto, quindi potete scegliere quello che volete. Adesso andiamo ad assemblare la borsa. Ho messo anche la targhetta, che non è obbligatorio, è opzionale. Adesso prendiamo la nostra borsa. E un'altra cosa che voglio dire, io lascio sempre questo lato aperto perché quando io devo andare a inserire i bottoni magnetici o quelli da cucire o l'altro tipo, mi serve aperta per poter cucirla senza fatica. Prendiamo il laterale, posizioniamo in questo modo,
con l'aiuto del marcapunto vado ad assemblare il laterale con il corpo borsa. Così andrò a fare in questo modo. Ok, così ho terminato di fissarlo il laterale. Adesso farò la stessa cosa con questo lato e poi con ago da lana e filo andrò a cucire i laterali. Ho terminato di fissare anche l'altro lato. Adesso con ago da lana e filo vado a cucire i due pannelli. Di solito faccio così, passo da qui, il passo tra le due assole, continuerò a cucire in questo modo. Fino alla fine dell'altro lato del laterale. La stessa cosa farò qui, poi vi faccio vedere la borsa perché alla fine andremo a cucire i bottoni magnetici, uno di qua, uno di là. Ho terminato di cucire i laterali, adesso andiamo a cucire bottoni magnetici, uno qui e uno qui, e poi prendo i riferimenti per chiuderlo. Adesso cuciamo i bottoni magnetici. Andremo a fare la stessa cosa qui, qui, qui e qui. Devo cucire qui, uno, due, poi altri due sotto. La nostra borsa è pronta, ho terminato di cucire i bottoni magnetici, è tutta foderata all'interno. Guardiamo il laterale come è venuto. Ho queste due catene da scegliere per mettere la borsa, si può anche utilizzarla come rimovibile quando uno vuole, può mettere la catena dorata o con la catena marrone, che vanno bene per la borsa Grace. Quindi non ci resta che andare a agganciare la catena. Borsa e voilà. Vi faccio vedere anche di dietro il fondo, quindi è una borsa molto bella da cerimonia. Ho messo anche la mia targhetta con il nome, potete anche mettere qualche altra cosa per abbellimento, anche non metterla secondo i gusti. Ecco,
eccoci, spero che i tutorial vi piace e ci vediamo presto per il prossimo tutorial. Ciao!